Più di 100 eventi sul tema della Shoah, per non dimenticare il dramma di un passato non troppo lontano, e il filo conduttore del Mese della Memoria, l'iniziativa promossa dalla Regione Puglia ed organizzata dall'Associazione Presidi del Libro, in programma da mercoledì prossimo al 1 marzo. Il calendario delle manifestazioni, ospitate in oltre 100 comuni pugliesi, propone concerti, proiezioni di film e documentari, spettacoli teatrali, oltre a laboratori didattici, mostre fotografiche e seminari. Le struggenti musiche del violoncellista Robert Cohen saranno le protagoniste del concerto Suoni di Verità, in programma il 27 gennaio nella Chiesa del Purgatorio di Gravina in Puglia. Il 5 febbraio invece la cantante Antonella Ruggero proporrà nel Teatro Cursal Santa Lucia di Bari un'originale interpretazione dei Lieder ebraici, antiche romanze legate da un unico tema narrativo. Il programma ufficiale degli eventi conterrà inoltre ulteriori iniziative coordinate dagli enti locali e dalle scuole. Un percorso che coinvolge circa 100 diversi comuni della Puglia, più altri 100 che si sono attivati autonomamente, in un momento in cui parlare di memoria e ricordare gli effetti drammatici del razzismo italiano ed europeo significa anche dare una via, una visione, perché non si ripetano fatti come quelli di Rosarno o i respingimenti in mare. Pensiamo ai giovani come viatico per un futuro di civiltà e di progresso.